Buongiorno a tutti e ben collegati alla sessione 2 che vedrà la presentazione dei dati della Lombardia dei censimenti 2018 e 2019. E vi ricordo che l'evento è registrato e quando vi siete iscritti avete espresso il consenso alla registrazione video e audio dello stesso e alla diffusione sui canali web e social di Istat dei contenuti. Potete porre domande ai relatori durante tutto il corso di questa giornata, interagendo attraverso il box domande e risposte che trovate in basso nella barra dei comandi, specificando il relatore di riferimento e la domanda. Tutte le domande saranno processate nello spazio dedicato. Se invece avete dei problemi tecnici, potete segnalarlo all'interno della chat e verrete contattati dal supporto tecnico al fine di risolvere il problema. Io sono Lia Coniglio e coordino l'ufficio territoriale per la Lombardia. L'ufficio ha seguito tutte le operazioni sul campo di questo censimento, di ambedue censimenti 2018-2019 e colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei colleghi che hanno permesso con loro impegno la realizzazione di questo censimento e di pervenire ai risultati che oggi vedremo illustrati. E tutti i risultati che vedremo oggi sono contenuti in un fascicolo regionale che è già sul sito dell'Istituto, che riporta dati regionali, cartografie comunali, i confronti con i dati nazionali, i confronti col 2000, tra 2018-19 e 2011. E la tempestività di questi risultati è dovuta al fatto che abbiamo utilizzato un campione sia di comuni che di persone. Questo ci ha permesso di diminuire notevolmente il fastidio statistico sia dell'uno che degli altri. E tutto questo si è avuto grazie all'abbandono di una strategia censuaria tradizionale, ovvero i censimenti decennali, diretti ed esaustivi, e invece si è dato avvio già nel 2018 ad una strategia, che permette, che vede la combinazione di rilevazioni campionarie e dati di fonte amministrativa trattati statisticamente, ovvero sia poi l'apertura del sistema integrato dei registri. Andiamo alla giornata di oggi. Illustro brevemente il programma. Avremo quattro interventi di ricercatori della sede di Milano. Il primo, condotto da Lorena Viviano e Arianna Carla, sulle caratteristiche strutturali della popolazione residente per sesso, età e cittadinanza. La prima illustrerà la Lombardia nel complesso, la seconda invece i dati sugli stranieri. Alberto Vitalini invece parlerà dei titoli di studio e condizione professionale della popolazione residente, mentre invece Flavio Verrecchia sul censimento dei comuni, peculiarità e caratteristiche della popolazione secondo la strategia nazionale delle aree interne. Seguirà poi l'intervento di Giuseppe Sindoni, direttore dell'area gestione ed integrazione dati del Comune di Milano, che parlerà sulle prospettive dell'utilizzo dei dati censuari per la governance del territorio. Lo spazio delle domande che seguirà dopo i cinque interventi sarà gestito insieme a me da Lorena Viviano, che raccoglierà le vostre domande e le smisterà. Do quindi la parola a Lorena Viviano per il primo intervento. Grazie. Buongiorno a tutti, sono appunto Lorena Viviano, lavoro presso l'Ufficio Territoriale di Milano. Passo a condividere le slide che saranno illustrate nel corso del mio intervento. Ok, quindi appunto il mio intervento ha l'obiettivo di chiarire alcuni degli aspetti che possono essere messi in luce rispetto a quelle che sono le dinamiche strutturali per età e per sesso della Regione Lombardia. Parto dalla linea del tempo, quindi consideriamo in particolar modo quello che è avvenuto dopo Seconda Guerra Mondiale, quindi il primo censimento post-bellico, 1951, fino ad arrivare all'ultimo dato disponibile, che appunto è stato diffuso nel dicembre scorso, 2019.
In questa linea del tempo che ho suddiviso in ventenni si può emergere chiaramente quello che è l'incremento notevole in termini proprio di variazione di aumento di numeri assoluti, diciamo di valori assoluti, della popolazione lombarda che passa da 6 milioni e mezzo nel 1951 a circa poco più di 10 milioni nel 2019. Passiamo quindi da un mondo che adesso appunto è nelle parole, nei ricordi dei nostri genitori, della nostra famiglia, dei nostri conoscenti, a un mondo totalmente cambiato sotto mille profili. Noi ovviamente ci soffermiamo sull'aspetto demografico. Allora, intanto guardiamo il grafico, quindi proviamo a analizzare il grafico e osserviamo in particolar modo la linea puntinata che rappresenta proprio quello che vedevamo prima, cioè l'aumento della popolazione. Abbiamo detto, partivamo nel 51 da circa 6 milioni e mezzo di cittadini e come si può notare più o meno nei due decenni successivi si osserva un incremento abbastanza sostenuto della popolazione. Dopodiché si è in qualche modo verificato un rallentamento, quindi una riduzione di quei valori così elevati, che comunque dimostrano una crescita della popolazione residente in maniera appunto più contenuta. Ora, immaginiamo adesso invece di suddividere queste analisi in trentenni. Quindi abbiamo 51, 81, 81, 2011, poi il confronto tra 2011 e 2019, che sarebbe il confronto fra l'ultimo censimento esaustivo tradizionale, confrontato quindi all'ultima tornata censuaria della nuova stagione dei censimenti permanenti, quindi la seconda appunto delle due. Vedremo anche cosa è cambiato tra la prima e la seconda edizione, sempre dei censimenti permanenti, in termini proprio di variazioni assolute e di variazioni anche in termini di tasso, variazione appunto per mille. Allora, intanto nel primo trentennio si osserva un incremento di 2 milioni e 300 mila unità, pari al 10,2 per mille, quindi un tasso di variazione medio annuo di 10 residenti ogni mille, dato praticamente doppio alla media nazionale. Poi andiamo al secondo trentennio, in cui invece abbiamo detto che l'incremento si osserva ancora, ma sotto il valore del milione, quindi abbiamo 812.000 unità, un incremento del 3 per 1.000, in Italia 1,7, quindi ancora potremmo definirlo doppio. Invece negli ultimi 8 anni, 2011-2019, abbiamo un incremento di 323 unità, quindi 4,1 per 1.000. In Italia in realtà si osserva una quasi stazionarietà dell'informazione. Dei dati. 2018 e 2019 mostrano un incremento di circa 17.000 unità, quindi 1,7 per 1.000. Ovviamente il confronto, diciamo, la consistenza si osserva nei primi due trentenni, poi l'arco di interesse si restringe, 2011-2019 sono appunto 8 anni, e poi la differenza tra i due singoli anni. Il grafico, ritornando quindi nuovamente al grafico, mostra, anche, oltre all'incremento dei valori assoluti, anche gli incrementi delle variazioni tra un censimento e un altro. Come vedete, in grigio la Lombardia predomina quasi sempre sull'Italia, nell'81 rallentamento, 91 idem, anzi si osserva appunto una variazione rispetto al censimento precedente che è inferiore a quello dell'Italia, per poi ritornare a aumentare, abbiamo detto, con valori più contenuti. Andiamo avanti, allora vediamo adesso nei territori. Quando parliamo di territori facciamo riferimento alle province, nel caso di Milano, alla città metropolitana di Milano. Allora in questo caso quello che possiamo dire è che i territori sperimentano questa variazione, quindi nel dettaglio. Emerge in particolar modo, quindi consideriamo sempre la variazione 51-2019, la provincia di Monza e Brianza che aumenta del 12, di circa il 12 per 1000. Segue Varese, poi Milano, e come
mostra anche il grafico, in realtà la densità è praticamente più che raddoppiata nel caso di Monza, abbiamo quindi 2146 abitanti per chilometro quadrato, Milano 2073 si vede proprio chiaramente dalle barre, e diciamo quasi tutte le province sperimentano questo incremento nei 68 anni che stiamo considerando, ad eccezione di Cremona e di Mantova, che hanno invece una flessione di circa 1, di circa l'1 per 1000. Vale la pena ricordare a questo punto che il confronto tra le province è reso possibile dal fatto che si è realizzata si è deciso appunto di rendere confrontabili i territori e riportarli alla geografia amministrativa del 31 dicembre 2019. Se così non fosse, non potremmo ovviamente fare nessun tipo di confronto. Ricordiamo che appunto Lecco e Lodi sono sorte negli anni 90, Monza e Brianza dopo il 2000, quindi comunque non avremmo neanche potuto rendere possibile questo genere di confronto. Quindi diciamo che questa è una situazione al 2019, come se anche nel 51 e nei decenni a venire fosse stata esattamente la stessa. Andiamo avanti e analizziamo sempre con riguardo i territori quelli che invece sono gli andamenti 2011-2019. Quindi ricordiamo ultimo censimento completo, ultima fotografia completa di tutta la popolazione lombarda. 2019 invece abbiamo visto dalle parole dei nostri direttori ricordare che si è cominciato a parlare di campioni e di integrazione con il registro base degli individui. Allora, nel confronto 2011-2019 tutte le province, ad eccezione appunto di tre, sperimentano un incremento. L'incremento è notevole nel caso di, quindi significativo, nel caso di Milano parliamo del 9 per 1000. E Monza 4,4, quindi sono le due province che, come già abbiamo visto, in realtà già dal 51 era in atto questa dinamica. La provincia di Milano, quindi la città metropolitana, ha un terzo della popolazione residente lombarda nel 2019. Le tre province più grandi, Milano, segue Brescia, poi Bergamo, insieme superano il 56% della popolazione nel 2019 su una superficie del 38%. Le tre province che in questi 8 anni hanno subito una flessione sono Cremona, Mantova e Sondrio, come si può vedere proprio dall'ultima colonna. Andiamo avanti. E invece passiamo, quindi come vedete stiamo un po' entrando sempre più nel dettaglio, a questo punto siamo nell'area sub-provinciale a livello comunale, qual è stata la tendenza demografica dei comuni dal 51 al 2019? Allora, partendo dal fatto che abbiamo 1507 comuni in Lombardia, nella mappa, quindi la cartografia ci fa vedere in verde quelli che sono i comuni che in tutto i decenni censuari dal 51 al 2019 sono andati incontro sempre a una crescita sistematica, quindi per ogni censimento. Sono quelli colorati in verde. Di contro, invece in rosso, vengono evidenziati i comuni che invece hanno sempre subito una emorragia, possiamo dire, di popolazione residente per tutte queste tornate censuarie. Abbiamo quindi 219 comuni che hanno una crescita sistematica. Sono prevalentemente comuni dei 1.000-5.000 abitanti, mentre la crescita sistematica riguarda 115 comuni, in particolare uno su tre sono comuni piccolissimi, fino a 1.000 abitanti, e due su tre non superano i 10.000 abitanti. Guardiamo invece, questa diciamo, forse è la slide un po' più ricca di informazioni, perché qui dobbiamo un po' raccontare quello che è successo alla struttura per età della popolazione residente della Lombardia. Come già sappiamo, da qualche decennio la piramide dell'età non è più una piramide, potrei dire che assomiglia a un rombo, ma non è neanche un rombo, insomma, più o meno lo ricorda. Quindi non ha più la classica forma triangolare con una larga base che testimonierebbe una presenza percentuale elevata nelle classi giovanili.
bensì un assottigliamento appunto delle classi più giovani a favore di quelle più adulte barra anziane. Questo è un processo in atto da numerosi decenni e in particolar modo la piramide dell'età che è presentata nel grafico fa il confronto tra il 2011 e il 2019. Come si vede nel 2011 appunto le barre erano più consistenti a partire più o meno dai 45 anni in giù. In realtà poi quello che è successo nel 2019 è che questa piramide si va spostando sempre più verso l'alto. Allora, in Lombardia abbiamo il 51% delle femmine, che quindi superano i maschi di circa 200.000 unità, ed è un dato che si sta più o meno equilibrando. Se pensiamo infatti che nel 2011 questo stesso dato era del 51,4%. Questo ritorna dentro il calcolo del rapporto di mascolinità, che era 94,4% nel 2011 e oggi è 96, quindi 96 maschi ogni 100 femmine, quindi si sta creando questa sorta appunto di, diciamo, colmando questa sorta di equilibrio. L'età media è 45 anni, perfettamente in linea con il dato medio nazionale, in aumento di circa 2 punti rispetto al 2011. Come ci ricordavano i nostri direttori, se lo vogliamo confrontare col dato regionale, abbiamo il dato minimo di età media registrato in Campania 42 anni e il massimo 49 anni in Liguria. Circa il 47 soggetti, 47 residenti su 100 hanno meno di 45 anni. Soffermandoci invece sulle classi anziane, rispetto al 2011 si osserva che 2 milioni e 300 mila residenti hanno più di 64 anni. Il dato della Lombardia è del 14%, superiore di 2 punti percentuali rispetto all'Italia. Sono in aumento i grandi anziani, più che nel territorio nazionale. Quindi passiamo appunto da 257.000 residenti a 358, quindi il 40%. Alla Lombardia, come nel 2011, spetta il primato dei centenari ulticentenari, che sono 2.300 circa, in leggera flessione rispetto alla tornata censuraria passata. Concludo questo intervento rispetto al calcolo di quelli che sono gli indici strutturali che notoriamente si accompagnano a questi studi, diciamo, iniziali, esplorativi, demografici, che sono appunto alcuni indici. Vediamo se riuscirò a descriverli tutti nei tempi. Allora, intanto l'indice di vecchiaia che ci racconta quanti soggetti che hanno più di 65 anni ci sono ogni 100 individui che hanno da 0 a 14 anni. Questo dato colpisce sicuramente, se confrontiamo il dato nazionale del 51, 33, erano 33 gli anziani, diciamo, rispetto alla popolazione giovanile, che adesso parliamo di 179 anziani. In Lombardia ne abbiamo 171, quindi comunque leggermente un dato leggermente inferiore a quello nazionale, però è in incremento rispetto al 2011. Quindi testimonia quello che abbiamo detto già nella piramide dell'età, stiamo invecchiando maggiormente. Il massimo è sperimentato nella provincia di Pavia e il minimo invece nella provincia di Bergamo. A livello invece comunale emergono proprio come dei cluster, possiamo dire. Abbiamo valori inferiori, quindi quelli un po' più sbiaditi, più chiari nella zona che gravita attorno alla città metropolitana di Milano e sì, la provincia di Monza, Bergamo e Brescia, mentre in realtà abbiamo appunto più nella zona della Bassa Padana e nelle zone montane, Bergamo, Brescia e Sondrio, invece una prevalenza di individui appunto più anziani rispetto all'età giovanile. Procedo invece con la dipendenza nei territori dove in questo caso si passa dal 54 individui che hanno da 0 a 14 anni e da 65 anni in su rispetto alla popolazione in età lavorativa. Quindi qui ci dà il peso, se vogliamo, di quelle che sono le categorie, le fasce dipendenti da chi è invece in età lavorativa. Questo dato è in aumento di 3 punti rispetto al 2011.
2011, diciamo abbastanza in linea con col dato nazionale. Il massimo è sperimentato a pari merito da Cremona e Lecco con 59 e il minimo ancora una volta in pari merito per Bergamo e Lodi. Concludo con l'indice di struttura della popolazione attiva nei territori, poi i miei colleghi approfondiranno appunto poi l'aspetto legato alla questione lavorativa, però qui abbiamo già una prima misura che ci dice quanto la popolazione che è già all'interno del mercato del lavoro si avvia a uscirne, quindi da 40 a 64 anni sulla popolazione da 15 a 39 anni, come sta cambiando. I 15-39 anni sono quelli che sono, si avviano all'attività lavorativa o in qualche modo sono anche più flessibili a un eventuale cambiamento. Anche in questo caso c'è un incremento, passiamo dal 126 della Lombardia nel 2011 al 143, in questo caso la Lombardia appunto ha un dato superiore di 3 punti al dato nazionale. Il massimo è registrato a Pavia, abbiamo un 155, e il minimo a Milano con 139. Una situazione come nella precedente, per il precedente indice, un po' più a macchia di leopardo, diciamo è meno clusterizzato il dato rispetto ai colori, però ancora una volta emerge l'area del milanese e della zona di Bergamo e Brescia come area invece in cui diciamo, la struttura e la popolazione attiva è più a favore delle classi più giovani. Quindi io concludo qui il mio intervento e lascio la parola alla collega Arianna Carra, che invece vi approfondirà l'aspetto legato alla cittadinanza. Un problema? Ecco. Scusate, avevo un problema con l'audio. Buongiorno a tutti, sono Arianna Carra, tecnologo presso la sede ISAT territoriale della Lombardia. Ringrazio voi tutti che ci state seguendo e i colleghi presenti. Proseguiamo il viaggio attraverso il territorio lombardo mettendo a fuoco qualche dato sulla popolazione straniera residente. Prima di tutto possiamo domandarci appunto quanti sono gli stranieri residenti sul nostro territorio. Abbiamo un grafico che pone a confronto la composizione in valore assoluto della popolazione residente in Lombardia per il 2011 e per il 2019. Nella parte gialla sono indicati la popolazione, è indicata la popolazione con cittadinanza italiana e gli stranieri invece, i cittadini stranieri sono indicati in verde. Tra 2011 e 2019 la popolazione cresce di più di 200, quella straniera cresce di più di 200.000 unità, passando da circa 950.000 individui nel 2011 a quasi 1.150.000 nel 2019. Questo dato qui rappresenta l'11,5% sul totale della popolazione residente complessivamente in Lombardia. Scendendo un po' nel dettaglio provinciale, possiamo vedere come si distribuisce la popolazione straniera fra le varie province lombarde. Anche qua abbiamo un grafico che pone a confronto, sempre in valore assoluto, la popolazione residente nelle varie province nel censimento 2011 e censimento 2019. La popolazione straniera nel 2019 si concentra per il 40% nei territori della provincia di Bergamo e le altre due province che raccolgono una percentuale importante di stranieri, diciamo sopra il 10%, sono Bergamo e Brescia. Rispetto al 2011, l'unica provincia che nel 2019 registra un calo in termini di unità di stranieri residenti è Brescia, perde quasi 3.500 unità. In un arco di tempo più limitato, giusto per dare un dato anche in questo senso, tra 2018 e 2019 il calo, una leve flessione per gli stranieri residenti si ha a Como, dove si perdono circa 133 unità di stranieri residenti.
Ci si può chiedere poi quindi quanti sono i residenti di cittadinanza straniera in ogni provincia, quindi l'incidenza della popolazione straniera per ogni provincia. Nel grafico sono messe a confronto tutte le 12 province lombarde, in fondo abbiamo anche, giusto per avere un po' un termine di paragone, anche il dato lombardo e italiano nel loro complesso. A livello di provincia, escludendo Sondrio, dove gli stranieri sono il 5,5% della popolazione provinciale, abbiamo che gli stranieri incidono nella popolazione sul territorio per ogni provincia, ci si muovono in un campo di variazione che va dall'8% al 14%. Il 14% peraltro si rileva solo per il territorio di Milano, cioè Milano provincia. Qui, ecco, questa è una cartografia invece che è proprio tratta direttamente dal fascicolo regionale con i dati censuari 2018-2019 per la Lombardia. Mostra l'incidenza della popolazione straniera per comune. Nelle parti dove la cartina è colorata in maniera più chiara abbiamo un'incidenza più bassa, man mano che il colore si intensifica aumenta anche l'incidenza della popolazione straniera. Nel 2019 in linea generale abbiamo che 8 comuni non avevano alcun residente straniero, in oltre 1000 comuni l'incidenza della popolazione straniera non supera comunque il 10% e sono solo 20 i comuni che invece avevano un quinto più di residenti stranieri, quindi dove la percentuale di questa popolazione è abbastanza consistente. Curiosità, e sottolineo bene la parola curiosità, si pongono in evidenza i dati per Maranzate e Rocca dei Giorgi, dove appunto la componente straniera supera il 35% del rispettivo totale di residenti. Ora, per Maranzate il dato diciamo si fa interessante perché è un comune a ridosso di Milano e è un comune di circa 12.000 abitanti, quindi significa che gli stranieri lì ammontano a circa 4.000 unità. Rocca dei Giorgi è un comune molto molto piccolo in provincia di Pavia, dove in realtà il dato della popolazione straniera residente non supera le 30 unità, quindi ecco perché cautela a volte nell'osservare i dati e ricordarsi quindi proprio della dimensione, dell'aspetto dimensionale del fenomeno. Abbiamo un'altra cartina che invece pone in evidenza la variazione intercensuaria nel numero dei residenti stranieri sempre tra 2011 e 2019. Le parti colorate più in chiaro della cartina rappresentano una, o meglio, raffigurano le zone dove si ha un calo proprio di una variazione negativa in termini di popolazione straniera residente, mentre invece le comuni colorati con rosso e rosso scuro mostrano una variazione positiva e superiore all'1,4%, si parla di variazione media annua. In linea generale anche qua possiamo osservare che ci sono poco più di 630 comuni che in quest'arco di tempo perdono popolazione straniera, 800 comuni registrano una variazione media annua positiva ma comunque inferiore al 10% e è superiore questa variazione media annua al 10% solo in 28 comuni e anche qua sempre presi con le dovute cautele, variazioni media annue più elevate si calcolano per Roncobello e Caspoggio, dati veramente a quelli comunali in questo caso per curiosità, ecco. Passiamo alla struttura per genere ed età della popolazione straniera residente in Lombardia. Il grafico raffigura la struttura della popolazione residente straniera in Italia nel suo complesso e sono i rettangoli con il bordo rosso. È sovrapposta alla piramide invece calcolata per la sola popolazione straniera della Lombardia. Come si può vedere sono molto molto simili le due, hanno una struttura veramente molto simile, si possono apprezzare delle differenze alla base della piramide, quindi la popolazione straniera residente in Lombardia in questa popolazione hanno un peso maggiore l'età infantile e giovanili rispetto a quello che invece questa fetta di popolazione ha a livello complessivo nazionale.
Lo stesso i giovani maschi tra i 20 e i 29 anni, le donne tra i 50 e i 69 anni d'età hanno un peso proporzionale maggiore a livello nazionale rispetto a quello invece che si calcola per il territorio, per la popolazione straniera limitata alla sola Lombardia. Spesso si corredano le piramidi che rappresentano la struttura per genere d'età delle popolazioni con alcuni indicatori demografici, alcuni li ha presentati anche la collega in precedenza, li avete già visti. Qua si pongono proprio in evidenza alcuni dati relativi a quelli più comuni che possono un po' descrivere queste popolazioni straniere. Partendo dall'età media in anni compiuti, si ha che per la Lombardia, la popolazione straniera in Lombardia risulta leggermente più giovane rispetto a quella italiana, perché ha c'è circa un anno di scarto, 33,6 anni per la popolazione straniera residente in Lombardia verso quasi 34,7 anni che ha la popolazione straniera nel suo complesso in Italia. In evidenza si pongono i dati provinciali di Lodi e Varese, perché sono le due province dove l'età media della popolazione straniera residente risulta rispettivamente la più bassa e la più alta. A Lodi non si raggiungono i 32 anni e a Varese invece si arriva vicino ai 35. E giusto per fare anche un raffronto, diciamo che questi dati trovano... o meglio, sono in linea con quanto viene invece presentato dall'indice di vecchiaia, inteso sempre come rapporto tra la popolazione con almeno 65 anni d'età e la popolazione invece di età infantile e dei ragazzi fino a 15 anni d'età. Quindi abbiamo proprio che il numero di anziani stranieri presenti a Lodi non supera le 17 unità per ogni 100 bambini e ragazzi sotto i 15 anni, a Varese questo numero sale a quasi 31 anziani ogni 100 unità di popolazione fino ai 15 anni. Per concludere, possiamo domandarci da dove provengano gli stranieri che popolano la nostra regione e che vivono insieme a noi. Quindi nel grafico sono mostrate le composizioni per area geografica di provenienza delle 12 province lombarde, insieme al dato italiano e anche lombardo corrispettivo. Concentrando l'attenzione solamente per brevità sul dato regionale, possiamo osservare che quasi il 38% dei nostri stranieri vengono dall'Europa, principalmente da paesi dell'Unione Europea. Un quarto viene dall'Africa e prevalentemente dall'Africa settentrionale, circa un quarto dall'Asia. E abbiamo anche una componente del 12% che arriva dal continente americano. Una percentuale in realtà quasi totalmente assorbita da coloro che provengono dall'America centro-meridionale. Proprio come ultima cosa, ci si può domandare quali siano invece le cittadinanze più diffuse tra gli stranieri residenti in Lombardia. In questo grafico sono mostrate le 10 cittadinanze, le prime quindi più presenti in Lombardia, raffrontate al corrispettivo valore invece che hanno sul piano nazionale. In Lombardia la comunità più numerosa è proprio sono cittadini di nazionalità rumena, sono il 15% del totale dei residenti stranieri e è un valore più basso decisamente rispetto a quello che si osserva per l'Italia nel suo complesso, che invece supera il 22%. Circa l'8% della popolazione straniera ha invece cittadinanza marocchina, albanese ed egiziana, cioè prese singolarmente, quindi diciamo circa l'8% ciascuna. Seguono cinesi, filippini, ucraini, indiani, peruviani, pakistani. L'ultimo dato interessante per concludere è proprio che considerate insieme tutte le persone che hanno una di queste 10 cittadinanze, arrivano a rappresentare il 65% degli stranieri residenti in Lombardia. Io ringrazio per l'attenzione e lascio la parola.
Grazie a Lorena e Arianna per le loro chiare esposizioni. Richiamo l'attenzione giusto su alcuni dati. La Lombardia, con la sua popolazione che supera di 27.000 unità i 10 milioni, rappresenta il 17% della popolazione italiana su una superficie che invece è pari solo all'8%. Questa concentrazione, come è stato già detto, è soprattutto su tre province: Milano, Bergamo e Brescia, che da sole racchiudono la metà della popolazione, ma la superficie è pari al 38%. E all'interno di queste tre province spicca sicuramente il dato di Milano, dove risiedono un terzo dei cittadini lombardi, con una superficie che è solo pari al 6,6%. È stato segnalato il fatto che la presenza maggiore delle donne è dovuta essenzialmente ad un invecchiamento progressivo della popolazione e quindi ad una maggiore sopravvivenza appunto di genere. E crescono tutti gli indicatori legati all'invecchiamento, no? Li abbiamo visti prima: l'età media, l'indice di vecchiaia, la dipendenza di anziani per struttura sulla popolazione attiva. E delle popolazioni più giovani le abbiamo a Bergamo e Brescia, invece quelle del Pavese sono quelle che presentano i valori più alti. E anche gli stranieri sono in crescita in tutte le province, ma soprattutto quella di Milano. In Milano si rileva il valore più alto. L'età media è decisamente più bassa, come abbiamo visto, addirittura 13 anni in meno rispetto alla popolazione lombarda nel complesso. E poi con indici di dipendenza, che sono, per esempio, l'indice di dipendenza è pari alla metà di quello. Di quello lombardo, e addirittura anche il peso degli anziani e quello degli italiani è 8 volte più grande rispetto a quello degli stranieri. E, detto questo, passo la parola ad Alberto Vitalini riguardo appunto la situazione del livello di istruzione e quello appunto del mercato del lavoro. Grazie. Grazie, condivido lo schermo. Sono Alberto Vitalini, ricercatore presso l'Istat Lombardia. Allora, in questo intervento parlerò di istruzione e di condizione professionale in Lombardia. Prima di iniziare, è bene chiarire l'ordine di grandezza della popolazione che sarà considerata nella sezione istruzione. Quando si calcolano statistiche di tipo censuario sull'istruzione, la popolazione di riferimento è quella dei residenti di 9 anni e più. In questo caso, in Lombardia, sono circa 9,3 milioni di persone. Durante il resto dell'intervento introdurrò i grafici e le tabelle da commentare con semplici domande per focalizzare l'attenzione su ciò che andremo a considerare. Iniziamo con le prime domande. Scusa, in Lombardia. Alberto, sì. Perdonami, non si vede la tua presentazione. Sei sicuro di aver condiviso lo schermo? Oh, accidenti. Ok. Ricondiviso dall'inizio. Ok, l'ha preso stavolta. Sì. Perfetto. Grazie. Allora, abbiamo detto che la popolazione considerata di riferimento è di circa 9,3 milioni di persone. Durante l'intervento presenterò le varie slide con una domanda. Cominciamo con le prime domande. In Lombardia sono di più le persone residenti che hanno conseguito al massimo la licenza di scuola media inferiore o quelle che hanno conseguito un titolo secondario di secondo grado, intendendo con secondario di secondo grado un diploma di scuola media superiore o di qualifica professionale. I possessori di un titolo universitario, chiamato anche terziario in statistica, sono i laureati di primo e secondo livello e dottorati, sono di più o di meno del 10%?
In questa tabella è mostrata la distribuzione sia in valori assoluti sia percentuali della popolazione residente di 9 anni e più per titolo di studio. Il valore dei residenti che hanno conseguito al massimo la licenza di scuola media inferiore, etichetta fino alla secondaria di secondo grado, è più elevato di coloro che hanno conseguito un diploma di scuola superiore o di qualifica professionale, etichetta secondaria di secondo grado. Infatti, i primi sono circa 4 milioni e 400 mila e i secondi 3 milioni e 400 mila. Abbiamo una differenza di circa 1 milione. Guardiamo adesso i laureati. Per quanto riguarda i residenti che hanno conseguito un titolo di studio universitario, la percentuale è superiore al 10%, è al 15%. In valore assoluto parliamo di circa 1 milione 400 mila persone. È molto diversa la distribuzione dei titoli di studio in Lombardia rispetto all'Italia. Ci sono grandi differenze. Uno tenta di dare una risposta e guardiamo la slide successiva. Se osserviamo i due grafici a torta, nei quali sono rappresentate le distribuzioni dei residenti per titolo di studio aggregato, non si nota una grossa differenza tra Italia e Lombardia. I valori sono sostanzialmente in linea, se vedete. Infatti, i residenti che hanno conseguito al massimo un titolo fino alla secondaria di primo grado, cioè massimo licenza di scuola media superiore, sono il 48% in Lombardia e il 50% in Italia. Quelli che hanno conseguito al massimo un titolo di secondo grado sono 37% in Lombardia e 36% in Italia a livello italiano. E quelli invece che hanno conseguito un titolo di studio universitario sono 15 e 14. Per cui è abbastanza in linea il dato, almeno a livello aggregato, con quello italiano. Poniamoci un'altra domanda adesso. La distribuzione dei titoli di studio si è modificata poco o molto rispetto al 2001? In generale, tra il 2011 e il 2019, la distribuzione della popolazione residente in Lombardia per grado di istruzione si è sensibilmente modificato. Il livello di istruzione in 8 anni si è alzato, questo un po' ce lo si aspettava. Tali cambiamenti risentono di molti fattori, tra i quali comunque non vanno sottovalutate neanche le innovazioni che il sistema di istruzione italiano ha visto negli ultimi 8 anni, per cui va fatta una considerazione anche al netto delle trasformazioni e delle innovazioni. Questo grafico mostra le variazioni percentuali della distribuzione dei residenti per diversi titoli di studio fra il 2019 e il 2011. Negli ultimi 8 anni diminuiscono i residenti lombardi che non sanno né leggere né scrivere, meno 28%, o quelli che pur sapendo leggere e scrivere non hanno concluso alcun titolo di studi, meno 4-6%, quelli con al massimo la licenza di scuola elementare, meno 25%, quelli con la licenza di scuola media, meno 8,4%. Allo stesso tempo, vedete qui in verde, aumentano i residenti lombardi con un titolo di secondaria di secondo grado e con un titolo universitario. In particolare, considerando i titoli di livello universitario, si registra un 51,8 in più per le lauree di primo livello, un 17,9 in più per le lauree di secondo livello e un 74 per i dottori di ricerca. Queste sono variazioni, ma anche se si considerano i dati in termini assoluti, sono rilevanti. Il dato comunque non è mostrato in questo grafico.
Per i laureati di primo livello si passa da 237.000 a 377.000. Per quelli di secondo livello da 798.000 a 984.000, quasi un milione. Per i dottori di ricerca da circa 20.000 a 40.000 unità. C'è stato un notevole cambiamento che ha visto l'istruzione in Lombardia. Altra domanda. Ci sono differenze fra uomini e donne? Gli uomini si laureano di più o di meno delle donne? Rispetto alla distribuzione per genere, la situazione della Lombardia si presenta, come anche in questo caso, sostanzialmente in linea con il livello nazionale. In generale, troviamo più donne che uomini tra coloro che hanno conseguito un titolo di studio universitario, ma anche, e qui è da sottolineare, tra chi possiede solo la licenza elementare. Nel grafico che vedete qui sono confrontate le distribuzioni percentuali del titolo di studio per uomini e donne. Le donne in arancione, gli uomini azzurro. Nel 2019 la percentuale di laureate di primo e di secondo livello è superiore a quella dei maschi. 4,7 la percentuale di donne con una laurea di primo livello contro 3,4 dei maschi. 11% delle donne con una laurea di secondo livello e contro il 10,2, quella di prima era di primo livello. Per quanto riguarda i dottorati di ricerca non si notano differenze significative. La percentuale di donne è superiore a quella dei maschi, 18 contro 13%, considerando anche le persone che hanno la sola licenza di scuola media elementare. Quello che abbiamo detto prima, la situazione si inverte considerando i possessori della licenza di scuola media inferiore e di un titolo di scuola secondario di secondo grado. Gli uomini, per farla breve, mostrano percentuali maggiori delle donne. Adesso i dati, i risultati del censimento permettono di cogliere anche le differenze territoriali nei livelli di istruzione, che forse è una curiosità e un interesse maggiore per l'uditorio. Quali sono le prime due province con la percentuale maggiore di residenti con un titolo di studio universitario e le ultime tre? Possiamo vedere in queste due tabelle le percentuali di residenti con un titolo di livello universitario, tabella di sinistra, o con al massimo la licenza di scuola media inferiore, tabella di destra, declinati per le diverse province. Si può osservare, considerando i titoli di studio di livello universitario, che le prime due province con la percentuale maggiore di residenti sono Milano e Monza-Brianza, seguita anche da Pavia. Mentre agli ultimi posti troviamo Bergamo, Brescia, Mantova e Sondrio. Se guardiamo invece dall'altro lato le percentuali di residenti con al massimo un titolo di scuola media inferiore, la situazione è invertita. Troviamo ai primi posti le province di Brescia, Bergamo e Mantova e agli ultimi posti quelle di Monza, della Brianza e Milano. Se voi confrontate le due tabelle, ci saremmo aspettati di trovare la provincia di Sondrio ai primi posti qui, cioè con tra le maggiori percentuali di residenti con al massimo un titolo di scuola media inferiore. In realtà non è vero. Sondrio ha una percentuale bassa di residenti che hanno conseguito al massimo la licenza di scuola media inferiore. Come spiegare questo dato? Beh, la risposta è semplice. Sondrio è la provincia in Lombardia con la maggior percentuale di residenti in possesso di un titolo di scuola secondaria di secondo grado, cioè di un diploma, per cui non la ritroviamo tra le prime quattro. Provate a ricordare questo grafico perché poi
sarà utile confrontarlo parlando della situazione del mercato del lavoro. La condizione professionale, tema che affronteremo adesso. Chiudiamo con l'istruzione e passiamo alla condizione professionale. Anche qui, prima di parlare della condizione, è bene chiarire la popolazione di riferimento, l'ordine di grandezza su cui calcoliamo le statistiche. La popolazione considerata per le stime censuarie è quella dei residenti di 15 anni e più. Siamo attorno agli 8,7 milioni di persone. Prima domanda. Il numero di residenti che rientrano fra le forze di lavoro, cioè che sono occupati o in cerca di occupazione, sono meno di quelli che rientrano fra le non forze di lavoro, pensionati, studenti, casalinghe o persone che finiscono in altra categoria? In una delle non precedenti, cioè. Osservando il grafico a torta che mostra la distribuzione percentuale dei residenti per condizione professionale, i residenti di 15 anni e più che sono occupati o in cerca di occupazione sono il 56%, pari a 4.900.000 persone in valore assoluto, mentre quelli che rientrano fra le non forze di lavoro sono il 44%. Forze di lavoro si intende percettori e percettrici di pensioni di lavoro, di redditi da capitale, studenti e studentesse, casalinghe o in altra condizione. Volevo specificarlo perché magari questi sono il 44%, abbiamo detto, pari a circa 3.800.000 persone. Pertanto le persone attive, come si diceva una volta, che rientrano tra le forze di lavoro sono maggiori delle non attive. Qual è il numero di percettori o percettrici di pensioni da lavoro o di redditi da capitale? Vengono aggregati insieme. 1 milione, 2 milioni, 3 milioni in Lombardia? Anche qui, osservando la tabella e il grafico a torta, possiamo avere una risposta. Si scopre che in valori assoluti le persone sono 2 milioni le persone percettori di pensioni da lavoro di redditi da capitali, pari al 54% del totale che rientrano fra le non forze di lavoro. Abbiamo 636.000 studenti, 730.000 casalinghe e 400.000 in altra condizione. Qual è il numero di persone in cerca di occupazione? Perché anche questo è un dato importante, 200.000, 400.000, 1 milione. In Lombardia, anche qui osservando, si vede tabella con valori assoluti, grafico a torta con i valori percentuali, le persone che rientrano tra le non forze di lavoro, abbiamo detto che sono 4.800.000, le forze di lavoro sono 4.800.000, gli occupati sono 4.428.000, cioè il 91% delle forze di lavoro. Le persone in cerca di occupazione sono attorno alle 400.000, il 9%, un dato abbastanza positivo a livello italiano. Poniamoci anche qui la domanda. Abbiamo visto la distribuzione, ma una domanda che sorge spontanea, almeno a me, è: si è modificata poco o molto questa distribuzione nel tempo rispetto al precedente censimento al 2011? In 8 anni la situazione ha subito dei cambiamenti rispetto al passato, come era logico aspettarsi, ma non così marcati come quelli visti per quanto riguardava l'istruzione. Se consideriamo le forze di lavoro, tabella a sinistra dove ci sono le variazioni assolute, sono 299.000 le persone in più rispetto al 2011. L'incremento delle persone attive sul mercato del lavoro è dovuto alla crescita degli occupati, 182.000, e in cerca di occupazione 117.000. Sono
la valutazione della grandezza di questo numero la lascio a ognuno di voi. Se consideriamo invece le non forze di lavoro, sono 65.000 le non forze di lavoro in più rispetto al 2011. E l'incremento contenuto delle non forze di lavoro è dovuto all'aumento degli studenti, che sono aumentati, sono diventati 107.000 in più, e delle persone in altra condizione, 92.000, ma che è stato controbilanciato da un calo delle pensioni dei redditi da capitale e delle pensioni da lavoro, meno 109.000, e del numero di persone che si dedicano alla cura della casa, casalinghe e casalinghi, meno 24.000. Quadro simile rimanda il grafico a sinistra, che confronta le distribuzioni percentuali, sempre dei residenti per condizione professionale. Se osserviamo gli occupati in entrambi gli anni, 2011-2019, erano il 51% allora e sono il 51% adesso. Se invece consideriamo in cerca di occupazione, notiamo che le persone in cerca di occupazione in valore percentuale sulla popolazione residente salgono dal 4 al 5. Non sono o sono variazioni molto elevate? Lascio a voi la risposta. Passiamo ora a considerare alcuni tipici indicatori per lo studio del mercato del lavoro. Tasso di attività, tasso di occupazione e tasso di disoccupazione sono i tre indicatori strausati. I dati del censimento confermano una situazione del mercato del lavoro lombardo migliore rispetto alla media nazionale. Ce lo aspettavamo. In Lombardia il tasso di attività è pari al 55,9%, mentre in Italia il 52,5%, il tasso di occupazione è pari al 51,0%, in Italia il 45,6%, il tasso di disoccupazione è più basso, pari a 8,89%, diciamo, in Italia il 13%. Tutti questi indicatori indicano un mercato del lavoro mediamente migliore rispetto a quello nazionale. Esistono in questo mercato del lavoro squilibri di genere, differenze maschi e femmina? Se sì, sono marcate più o meno rispetto a quelle nazionali? Sono in linea rispetto a quelle nazionali? Anche qua abbiamo un grafico che è un po' complesso, però vi aiuto a capirlo. L'osservazione, vi do la risposta, l'osservazione dello squilibrio di genere mostra in Lombardia un divario in linea con quello medio nazionale. Nel 2019 il divario di genere del tasso di attività fra 48% per le donne e 64% per gli uomini è di 16 punti percentuali. Quello del tasso di occupazione è di 17 punti percentuali, in Lombardia 59-42. Il tasso di disoccupazione delle donne in Lombardia è di circa 3 punti sopra quello dei maschi. Questo, questo e questo. A livello nazionale il divario di genere è 17 punti sia per il tasso di attività che per quello di occupazione e 4 punti per il tasso di disoccupazione. Anche in questo caso la risposta è il divario è in linea con quello medio nazionale. Divario di genere. Arrivo alle ultime due slide e poi passo la parola al collega. Quali sono le prime tre province in Lombardia con le migliori performance occupazionali in termini di tasso di occupazione e tasso di disoccupazione? I dati censuari mostrano delle differenze. Ho costruito questo grafico che permette di cogliere abbastanza intuitivamente la relazione fra le diverse province, considerando contemporaneamente le informazioni circa il tasso di disoccupazione e il tasso di occupazione. Sulla linea verticale si hanno i valori del tasso di disoccupazione e sulla linea orizzontale quelli del tasso di occupazione. Ogni provincia, la vedete, è caratterizzata per una coppia di valori. Il grafico è diviso in 4 quadranti, 1, 2, 3, 4. Nel quadrante in basso a destra ci sono le province con un tasso di disoccupazione inferiore a quello medio lombardo.
tasso di disoccupazione inferiore. Questa è la linea di quello medio lombardo. E un tasso di occupazione invece superiore a quello medio lombardo. Nel quadrante in alto a sinistra, invece, scusate, nel quadrante in alto a sinistra troviamo invece le province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio lombardo e un tasso di occupazione inferiore a quello medio lombardo. Andiamo al sodo. Valori superiori alla media lombarda del tasso di occupazione, che è 51, ed inferiore alla media lombarda del tasso di disoccupazione 8,8, caratterizzano le province di Bergamo, Brescia e Mantova, che, se vi ricordate dalla precedente tabella, erano quelle che avevano la percentuale maggiore di residenti con un titolo di studio al massimo di licenza media inferiore. Discorso opposto invece vale per le province di Como, Varese e Pavia, dove il tasso di occupazione è inferiore a quello lombardo e il tasso di disoccupazione maggiore. Situazione che non è positiva, ovviamente, usando questi due tassi. Questo più o meno è il quadro. Non voglio vedere tutte gli altri dati, perché rischio di farvi perdere tra mille numeri. Grazie per l'attenzione, rimando la parola alla dirigente. Grazie ad Alberto Vitellini. Alcune considerazioni su quanto abbiamo appena visto. Di sicuro il livello di istruzione è influenzato anche dal contesto, no? Ad esempio la presenza di strutture scolastiche universitarie, le infrastrutture di mobilità e poi anche la domanda di lavoro, quindi come è articolato e come è attivo, flessibile il mercato del lavoro. Ovviamente questo si ripercuote anche nella distribuzione provinciale sui titoli terziari che abbiamo visto, appunto i valori di Milano, di Monza e Brianza, di Pavia e di Varese, tutte province di sedi universitarie, ma non solo. Guardo con positività il fatto che sono aumentati i titoli terziari, abbiamo un aumento che è anche superiore a quello italiano. Riguardo invece gli indicatori del mercato di lavoro, purtroppo si segnala un divario di genere lombardo che è in linea con quello italiano, i 16 punti di differenza nel tasso di attività o i 17 in quello di occupazione, o i 3 nella disoccupazione, ovviamente in questo caso è maggiore quella femminile, è vero che sono in linea con quello italiano, ma destano ovviamente anche questa preoccupazione. Passo adesso la parola a Flavio Verrecchia. Sì, buongiorno. Quanto tempo ho? Perché sono già le 12:30 e credo che siamo in ritardo di un 15 minuti sull'agenda. Come... Sì, 15 minuti va bene. 15 minuti di intervento va bene. Scusate, vediamo un po' se riesco a condividere. Dovreste vedere sullo schermo la presentazione. Questa presentazione conclude l'esposizione, intanto buongiorno a tutti ovviamente, ma conclude l'esposizione dei dati definitivi del censimento permanente della popolazione per la Lombardia con l'œil de bœuf rivolto al territorio e alla sua zonizzazione. Infatti il titolo è proprio il censimento dei comuni e le peculiarità e caratteristiche della popolazione secondo la strategia nazionale delle aree interne. Il professor Kelly ha già introdotto anche l'importanza di questa queste lenti per osservare i dati. Parleremo delle linee strategiche, quindi di intervento delle aree interne nate all'interno della strategia dei fondi strutturali europei
E in particolare in questo framework porremo l'attenzione su dati di popolazione residente, sulla struttura della popolazione e su aspetti socio-economici, cose già viste peraltro nelle presentazioni precedenti, ma che vengono riproposte appunto con questo nuovo sguardo. Alla nomenclatura, se vogliamo, no, dei tradizionale delle aree del territorio, che è tipicamente amministrativa, cioè stiamo parlando province, comuni, regioni, che sono poi le classificazioni con cui leggiamo alcuni aspetti territoriali, eventi e fenomeni territoriali, si sono aggiunte anche delle diciamo classificazioni funzionali del territorio, alcune più famose come quella dei distretti industriali, dei metadistretti. In questo caso i dati saranno letti attraverso la strategia nazionale delle aree interne. Diciamo che l'interesse in questo caso è nell'introdurre un punto di vista differente, e quindi una lettura policentrica del territorio, in questo caso lombardo. La classificazione dal punto di vista tecnico viene in qualche modo posta in essere in due fasi. La prima è l'identificazione di quelli che sono i poli o i comuni, aggregati tra loro come poli intercomunali, che offrono contemporaneamente diverse tipologie di servizi, e si parla fondamentalmente dell'offerta scolastica di secondo livello, della parte, diciamo, di trasporti intesa come stazioni ferroviarie che prevedono un passaggio di almeno 4.000 persone giornalmente, e la presenza di ospedali DEA in cui appunto ci sia un dipartimento di emergenza, urgenza e accoglienza. La seconda fase, rispetto a queste, diciamo, aree centrali, che sono poi i poli di riferimento territoriale, un po' anche ricordano la geografia economica, no? come rappresentazione del territorio, questo tipo di classificazione, vi è un'aggregazione dei comuni basata sulla perifericità di questi comuni rispetto a queste aree polari. Ebbene, di fatto si usano i tempi di percorrenza, per le aree perurbane siamo a 20 minuti dai poli, sono tipicamente le cinture dei poli, e poi via via che aumenta la distanza in termini di percorrenza, evidentemente si hanno le aree cosiddette interne, che possono essere intermedie, periferiche o ultraperiferiche. Si hanno in Lombardia di fatto 49 poli, che sono poi quelli in marrone e in rosso, e di fatto si ha almeno un polo per capoluogo provinciale, diciamo questo più o meno, infatti sono sparsi nel territorio. La parte, diciamo, più estesa è quella della cintura dell'area perurbana, che di fatto rappresenta quasi due terzi dei comuni lombardi, che si, come vediamo dalla cartografia, è diffusa nell'area della pianura, in parte nell'area dei Grandi Laghi, e ovviamente come cornice e contorno dei capoluoghi di provincia. Per quanto riguarda le aree interne, vediamo che vi sono delle aree intermedie, partendo in basso da sinistra, nella Lomellina occidentale, nell'Oltrepò pavese, nell'Oltrepò mantovano, in quello che è l'alto e il medio mantovano, piuttosto che nella cornice alpina, o nella parte dell'Insubria sull'estrema sinistra in alto. Per quanto riguarda le aree intermedie, le vediamo soprattutto nell'arco alpino,
e nell'Oltrepò Pavese. Le aree invece ultraperiferiche si concentrano sostanzialmente nelle province di Sondrio, di Brescia e di Bergamo. Di fatto stiamo parlando a sinistra della Val Chiavenna, dell'Alta Valtellina e della Val Camonica nel Bresciano. Ora, questa rappresentazione riprende abbastanza anche quella che è l'urbanizzazione, la localizzazione, insomma, demografica del territorio, ma vedremo meglio adesso con la carrellata di dati. Qui partiamo con quelli che sono i dati di popolazione. Vediamo che vi è una dinamica, abbiamo visto una dinamica crescente, una crescita della popolazione, nonostante un rallentamento, una dinamica negativa per quanto riguarda le aree interne. La cosa interessante, già ripresa in qualche modo in altri termini nell'esposizione, è che vediamo appunto che abbiamo un 30%, 32% dei comuni che sono nelle aree interne. Questo 32% dei comuni in realtà ha come insediamenti, rappresenta solamente il 10% della popolazione, con una superficie del territorio del 46%. Del 46% complessivamente. Ecco, questa è un po' la struttura e la dinamica della popolazione. Più nel dettaglio, i comuni polo rappresentano una quota che è intorno al 34%, mentre le aree, la cintura, abbiamo visto che è la parte più diffusa e ampia, rappresenta il 55,9%. La parte, diciamo, di struttura invece di popolazione, possiamo partire da un dato che abbiamo già visto, che è il rapporto di mascolinità. Come è noto, il rapporto di mascolinità, la nascita è pari a 105, cioè nascono 105 maschietti ogni 100 bambine. E questo dato nel corso della vita, per quelle, diciamo, corti, si va riequilibrando e quindi poi si arriva ad avere una parità o addirittura una componente femminile maggiore di quella maschile. Ecco, questo è quello che esattamente possiamo osservare in Lombardia. Abbiamo 96 uomini ogni 100 donne e possiamo osservare rispetto alla perifericità territoriale un crescente numero di uomini, se vogliamo, ogni 100 donne, allontanandoci dai poli, fino ad arrivare quasi appunto alla parità nei comuni ultraperiferici. Questo è un rapporto, di interesse, che vedremo altri rapporti di questo tipo, dove andiamo a comparare, diciamo, due fenomeni, in questo caso uomini e donne, un rapporto, come dire, di comparazione, no? Quindi qui abbiamo invece come secondo indicatore l'età media espressa in anni, in decimi di anno. Allora, evidentemente nelle aree interne si ha un'età media più alta, di 46 anni, rispetto ai poli. Rispetto a questa slide, forse l'unica in cui rappresento anche il dato nazionale che pongo qui, perché emerge un elemento di interesse, e cioè un diverso comportamento i comuni ultraperiferici hanno una flessione, sono più giovani rispetto a quelli periferici e intermedi, rispetto invece al dato nazionale, che ha una sua continuità e una sua crescita. Perché? Perché di interesse questo dato? Perché è un comportamento differente rispetto al dato nazionale. Ebbene, i comuni che abbiamo visto prima delle aree ultraperiferiche si concentravano nelle sole province, abbiamo detto, di Sondrio, Bergamo e Brescia,
E se andiamo a vedere i comuni delle aree ultraperiferiche, ci accorgiamo che c'è Madesimo in Val Chiavenna, c'è Bormio e Livigno in Alta Valtellina, c'è Ponte di Legno in Alta Valcamonica. Cioè stiamo parlando sì di aree periferiche, ma rispetto al contesto nazionale sono aree periferiche che in realtà rappresentano dei poli di attrazione perché sono degli impianti sciistici, ci sono evidentemente delle situazioni in termini lavorativi e di attrazione nell'ambito delle attività economiche, della ristorazione, del turismo, dei servizi quindi alberghieri, piuttosto anche dei servizi legati al wellness, piuttosto che addirittura l'attrazione in termini di servizi sportivi, cioè di attività connesse a quel tipo di situazioni. Quindi sì, stiamo leggendo un territorio come aree periferiche, una strategia anche sui fondi europei, che però evidentemente per quello che riguarda la catena alpina ha un po' questa contraddizione. E il fil rouge di degli indicatori che della presentazione, gli indicatori che seguiranno, che sono anche peraltro correlati, visto che sono indicatori di struttura, segue un po' questa diversità rispetto al territorio nazionale, cioè che le aree ultraperiferiche in molte situazioni a livello lombardo sono aree in realtà di poli differenti rispetto a questa visione del territorio. E infatti anche con l'indice di vecchiaia, che è interessante, no? rappresenta anche un po' quanti sono quelli che escono rispetto a quelli che entrano, se vogliamo. L'hanno già descritta come situazione quella lombarda. Vediamo che vi sono delle due dinamiche, no? La dinamica legata ai poli che sono mediamente più alti nell'ambito dei centri, e qui la lettura potrebbe essere legata alle diseconomie di urbanizzazione, che è un concetto legato agli insediamenti produttivi, ma che può essere anche applicato al mercato immobiliare, se vogliamo, no? Per le giovani coppie che come scelte abitative fanno eventualmente appunto una scelta più di cintura della grande città, vicina quindi al luogo di lavoro, ma con dei prezzi inferiori dal punto di vista abitativo. Questo può essere una possibile lettura da una parte. Dall'altra parte vediamo di nuovo la parte ultraperiferica che segue quel modello che abbiamo detto, e siccome sono tutti indicatori in qualche modo correlati tra loro, anche l'indice di dipendenza evidentemente strutturale degli anziani ha la stessa dinamica ed è in tal senso coerente a quanto detto. Vediamo la cintura con 34,2 e l'ultraperiferico con 35,5. Anche l'indice di dipendenza che considera oltre che gli ultra 65 anni, anche coloro che hanno meno di 15 anni, riporta la stessa fotografia già enunciata. Per quanto riguarda l'indice di struttura della popolazione attiva, abbiamo una situazione che segue più o meno quanto già visto. Vi è una dinamica, una crescita dell'indicatore al crescere della distanza dai poli, con l'eccezione delle aree ultraperiferiche, e vediamo che per quanto riguarda le aree interne abbiamo una differenza di 7 punti rispetto a quella dei centri. Passiamo ora ad alcuni indicatori legati a aspetti socio-economici e certamente riprendiamo la parte del mercato del lavoro.
Ebbene, con un tasso di occupazione inferiore alla media regionale per le aree interne, 48,2, assistiamo anche a causa di una minore partecipazione al lavoro con questo tasso di attività del 52,2, un tasso di disoccupazione anch'esso inferiore rispetto alla media nazionale, quindi del 7,7. Quindi in questo senso diciamo c'è una lettura coerente dei dati dove nelle aree interne complessivamente evidentemente c'è una minor partecipazione al lavoro ma anche un minor tasso di disoccupazione. Per quanto riguarda i titoli di studio, due dati che sono un po' in linea con quello che abbiamo già sentito. Il 38,1% che accomuna i poli intercomunali alle aree interne ultraperiferiche come formazione secondaria e dall'altra parte una distanza importantissima per quella che è la formazione terziaria invece tra le aree interne che hanno un 9,4% in termini di composizione percentuale e quella che è la media nazionale, la lombarda, che è di 15,1%. Ultimo dato di questa carrellata che, ripeto, riprendere gli indicatori già presentati secondo questa questa prospettiva funzionale e questa nomenclatura funzionale è quella dell'incidenza della popolazione straniera che decresce, secondo come vediamo, ma possiamo dire che decresce all'aumento della perifericità dei comunale dal 16% dei poli al 4,2% dei comuni ultraperiferici. Le dinamiche sono differenti, abbiamo comunque una variazione positiva, qui è espressa in variazione mediana, quindi la media geometrica, però le dinamiche sono diverse, dai poli dove abbiamo una variazione mediana del 41 per mille ai comuni periferici che invece hanno una variazione negativa del meno 8, dell'8 per mille. Io con questa slide concludo l'intervento e dicendo che cosa? Che la nomenclatura della strategia del nazionale delle aree interne di fatto ha un merito, no? Di porre l'attenzione, l'œil de bœuf, no? Sui servizi e sulla visione policentrica del territorio. Questo può rappresentare un punto di vista di interesse, specie in questa situazione che stiamo vivendo di emergenza pandemica, che ha degli impatti sulle aree urbane, su quello che è il territorio visto attualmente anche rispetto a quelle che sono l'organizzazione del lavoro, i sistemi sanitari, piuttosto che i mercati immobiliari, piuttosto che quelle che sono le dinamiche urbane che evidentemente sono impattate, influenzate da queste forti influenze esogene che evidentemente cambiano anche i territori abitati. Con questo concluso, grazie per l'attenzione. Grazie. Un consiglio a tutti di approfondire questa metodologia che l'Istituto ha messo a punto sulla zonizzazione, di cui trovate già delle specifiche nel fascicolo che sono appunto di facile lettura ma che danno appunto un'idea abbastanza chiara di come l'Istituto ha proceduto riguardo appunto alla classificazione dei comuni. La parola adesso a Giuseppe Sindoni. Il Comune di Milano è stato uno dei nostri maggiori partner per quanto riguarda l'aspetto organizzativo del censimento e non solo. In questo modo colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i comuni lombardi che sono stati coinvolti nell'operazione e le prefetture, diciamo, che ci hanno dato una forte assistenza. E ringrazio anticipatamente i comuni che invece saranno coinvolti nella tornata del 2021. La parola a Giuseppe Sindoni, grazie. Grazie Lia, grazie a tutti i partecipanti che hanno resistito fino a quasi ora di pranzo.
Io sono dall'inizio del 2018, sono il direttore dell'area gestione e integrazione dati del Comune di Milano. Prima di allora ho lavorato per 17 anni all'Istat, con una parentesi Eurostat. Il censimento della popolazione ha rappresentato sempre una specie di fil rouge attraverso tutta la mia vita professionale, quindi è per questo che sono particolarmente felice di partecipare a questo evento, che trovo peraltro interessantissimo. Allora, si parla diciamo di prospettive future, in particolare dell'utilizzo dei dati censuari, ma non solo, per la governance del territorio, quindi in particolare territorio, se parliamo di territori comunali. A questo proposito, allora consentitemi una parentesi introduttiva per parlare di governance a livello organizzativo comunale. Proprio a partire dal 2018 il Comune di Milano ha deciso di dotarsi sostanzialmente di una nuova area funzionale che è chiamata gestione e integrazione dati, area che è appunto condotta da un ruolo, una persona che in inglese è di modo da chiamare Chief Data Officer, e l'area racchiude sostanzialmente tutte quelle anime funzionali che possono contribuire a dare il massimo valore possibile all'enorme patrimonio informativo che una macchina complessa come la macchina comunale può produrre, ma non solo, anche a sostanzialmente integrare questo enorme patrimonio informativo con fonti esterne, che possono essere le fonti tradizionali, chiamiamole così, della statistica pubblica, della statistica ufficiale, ma anche tutte le fonti che ci arrivano dalla disponibilità dei cosiddetti big data. E quindi all'interno dell'area, oltre all'unità statistica che prende il nome di unità servizi statistici, c'è un'unità che si occupa di advanced analytics, quindi di fare sui dati a disposizione, utilizzare i dati a disposizione per attività di analisi finalizzate fondamentalmente o a risolvere problemi contingenti o a migliorare i processi organizzativi e i processi di servizio del comune. Poi c'è l'unità Open Data, che è una delle più sviluppate a livello nazionale, e poi c'è l'unità del sistema informativo territoriale, che si occupa dell'informazione georeferenziata, che però, consentitemi di dire, a livello del comune probabilmente il 90-95% dell'informazione che gestiamo è informazione georeferenziata, che viene utilizzata poi per appunto la governance del governo del territorio. Allora, fatta questa doverosa e necessaria premessa, entriamo proprio nel merito dell'intervento, e quindi le prospettive di utilizzo dei dati censuari, che diciamo aspetto che assume un'importanza molto molto determinante, proprio perché con il censimento permanente della popolazione il dato censuario sarà un dato che avrà una disponibilità annuale molto diversamente da quanto avveniva prima con il censimento decennale. Negli anni intercensuari un comune come quello di Milano ha una pluralità di richieste di dati censuari negli ambiti più svariati, quindi magari l'ambito più gettonato è quello urbanistico, che si poi articola in richieste dal mondo accademico, tesi sia di laurea che di dottorato, che fanno diciamo intenso uso del dato censuario. Mi viene in mente, oltre all'esempio mostrato qui nella slide, che diciamo riguarda tesi che analizzano gli interventi migliorativi sui quartieri, che è poi un tema molto molto ricorrente nell'attività amministrativa comunale, ma mi viene in mente una bellissima tesi di dottorato in cui mi sono quasi casualmente imbattuto un paio d'anni fa, che era sostanzialmente una tesi in cui si faceva utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale partendo da dati sociodemografici dell'Istat, appunto venivano utilizzati i dati per la sezione di censimento del 2011, insieme a dati sanitari e a dati sulla distribuzione dei defibrillatori pubblici sul territorio comunale, sostanzialmente per fare tutta una serie di considerazioni sull'allocazione ottima appunto degli stessi defibrillatori sul territorio a fronte della variabilità del budget disponibile. Quindi diciamo una tesi molto molto di frontiera che faceva un uso molto massiccio di dati censuari.
Altro ambito, quello del business planning inteso su più livelli e su più settori. L'utilizzo tipico che se ne fa è quello per creare delle caratterizzazioni delle diverse aree del territorio comunale, in particolare dei cosiddetti NIL. A Milano abbiamo i NIL che sta per nuclei di identità locali, in pratica sarebbero i quartieri, sono 88 e sono, diciamo, il partizionamento geografico più fine, geografico e amministrativo più fine che utilizziamo a livello comunale. Ecco, si usano queste, diciamo, dati censuari per dare delle caratterizzazioni socio-demografiche del territorio, per essere usati, per esempio, nel marketing edilizio. Stiamo per rilasciare, in collaborazione con una, diciamo, un progetto di collaborazione con una società privata, un sito in cui tutti coloro che vogliono investire nell'immobiliare a Milano troveranno sostanzialmente una serie di indicatori a livello di quartiere su certi aspetti di qualità socio-demografica, ma anche di servizi di mobilità e servizi di vario genere sui quartieri di Milano. Altri ambiti, l'uso di unione del territorio, annosa questione, ma sempre, diciamo, pressante e importante, dei cosiddetti city users, quella che nei termini, nel gergo censuario usiamo, si chiamava tradizionalmente la popolazione presente, adesso più recentemente viene chiamata la popolazione insistente, quindi non solo i residenti, ma tutti coloro che in qualche maniera usano il territorio quotidianamente o periodicamente, a periodicità, diciamo, più o meno variabili, senza per questo essere residenti. Analisi del pendolarismo universitario, che per esempio ha assunto una caratteristica, una connotazione molto rilevante l'anno scorso, in epoca di uscita dal lockdown, quando si dovevano in un certo senso riformare gli orari della città e quindi sostanzialmente modificare gli orari di apertura delle università per cercare di scaricare l'affluenza sui mezzi pubblici in conseguenza delle disposizioni nazionali sulle occupazioni massima consentita del trasporto pubblico locale in conseguenza appunto dell'emergenza pandemica. E poi altre varie richieste afferenti per esempio al dominio, all'ambito socio-sanitario, all'ambito culturale. Molto importante le richieste di dati per fare pianificazione dei servizi all'infanzia, ad esempio. Molte delle richieste, diciamo, conseguenti alla disponibilità di dati censuari, però poi sono andate in evase, perché in realtà erano richieste relative a dati che il censimento non aveva a disposizione, però sono richieste che comunque si sono potute soddisfare utilizzando altri dati appunto a disposizione della macchina comunale, proprio perché dati che vengono prodotti nell'ambito dei processi di erogazione dei servizi comunali. Quindi, allora, in considerazione del fatto che la disponibilità di informazione e di dati è sempre più grande, proprio perché appunto ci sono i dati che provengono dai dispositivi connessi a internet, ci sono big data che provengono dagli stessi sistemi che noi utilizziamo per gestire i servizi offerti alla cittadinanza, quali sono, diciamo, le prospettive di evoluzione dell'offerta di dati che la pubblica amministrazione locale, in collaborazione con l'Istat, può dare agli interlocutori, e gli interlocutori che sono sia interlocutori interni alle amministrazioni, ma anche operatori esterni e ovviamente anche il mondo della ricerca, dove poi per operatori esterni si intendono le associazioni, le imprese, ma anche molto spesso i singoli cittadini che sempre di più, magari incuriositi da qualcosa che leggono sui giornali, vogliono approfondire per cercare di capire poi se quello che hanno appena letto è una fake news oppure invece corrisponde a una verità in qualche maniera certificata da qualche organismo ufficiale. Quindi da una parte è necessario ripensare gli indicatori, ripensarli per portarli da una prospettiva più legata allo studio della statistica tradizionale, più verso una prospettiva congiunturale, quindi anche
indicatori che tradizionalmente venivano pensati in maniera, diciamo, offerti con frequenze diciamo non eccessivamente dense, devono essere ripensati, perché anche gli indicatori censuari, e il censimento permanente va in questa direzione, vengono utilizzati per una pianificazione fine, per una pianificazione che ha una prospettiva, se vogliamo, anche di breve periodo. Pensiamo a tutto quello che l'amministrazione comunale ha dovuto fare nell'ambito del contrasto alla pandemia. Proprio in queste ore noi stiamo utilizzando l'analisi della distribuzione di certe fasce di età della popolazione per ottimizzare la distribuzione sul territorio dei centri vaccinali all'interno del Comune di Milano, o comunque di centri dove possono essere offerti servizi per contrastare la pandemia, quindi non solo vaccinazioni ma anche tamponi e quant'altro. Quindi questo per rendere sostanzialmente più agevole alla popolazione accedere a questo tipo di servizi. E questo è chiaro, è un tipo, come dire, è quella che io chiamo la pianificazione istantanea, sono cose che devi fare oggi per la prossima settimana. E quindi c'è sempre più disponibilità di necessità di avere disponibili dati statistici calcolabili e producibili con continuità. Una delle chiavi per poter arrivare a questo tipo di riforma, diciamo, degli indicatori disponibili è quello di pensare la statistica non già in modo a prioristico, ma pensarla insieme a quelli che sono gli utilizzatori. E questa è una cosa che noi sempre di più facciamo all'interno del comune, proprio perché l'area gestione e integrazione dei dati lavora in continuazione con tutte le direzioni del comune, che poi sono a contatto con gli interlocutori esterni, con la cittadinanza, e quindi poi fanno, non agiscono solo da stakeholder interni, ma agiscono anche come tramite tra gli stakeholder esterni e diciamo i produttori del dato. Un paio di esempi di piste di approfondimento: si è parlato del miglioramento e dell'incremento della disponibilità di dati sullo stato degli edifici, quindi sostanzialmente tenere sotto controllo, pianificare l'espansione edilizia e la disponibilità di alloggi proprio in una prospettiva di capire quale sarà invece proprio come questa disponibilità si può sposare con invece il fabbisogno di alloggi, alla luce anche di tutta una serie di fenomeni, quali ad esempio le nuove caratteristiche dell'immigrazione verso la città di Milano, che sempre di più noi osserviamo essere un'immigrazione cosiddetta interna, cioè migrazioni che provengono da altre regioni della nostra nazione, delle altre regioni d'Italia, ed è immigrazione composta da giovani che vengono a Milano in cerca di occupazione qualificata. Abbiamo osservato 37.000 iscrizioni dal resto d'Italia nel 2019, nuove iscrizioni in anagrafe dal resto d'Italia nel 2019, ad esempio. Quindi questo comporta il dover ripensare tutta una serie di questioni legate alla pianificazione del territorio. Ed è evidente che la disponibilità annuale del dato censuario sarà in questa prospettiva fondamentale. Quindi l'Ufficio Comunale di Statistica che ruoli assume, oltre, diciamo, a quelli tradizionali di essere parte del system e quindi di essere parte del processo di produzione della statistica pubblica? Allora sicuramente assume un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura statistica all'interno del comune, ma anche all'esterno verso gli stakeholder esterni. Cultura statistica intesa, diciamo, in senso lato, quindi, diciamo, cultura dell'utilizzo in senso statistico del dato, inteso anche come big data, ad esempio. E quindi nei confronti dei big data, che dicono tante verità, ma alle volte, se non stiamo attenti, dicono anche tante falsità, la statistica tradizionale ha sicuramente un compito non solo di analisi, consentitemi dire, certificata, ma anche di benchmarking, cioè di cercare di capire che cosa ci stanno raccontando i big data e come ci possono raccontare, diciamo, delle verità in un certo qual modo scientificamente certificate. Andiamo al Comune di Milano verso la produzione di un portale unico del dato,
portale unico del dato che sarà un punto di accesso unico all'offerta di dati che è già disponibile già da diversi anni, perché al Comune, oltre al tradizionale portale statistico che si chiama SISI, Sistema Statistico Integrato, che offre diciamo una grandissima quantità di dati statistici secondo diciamo la tradizionale metafora della tabella multidimensionale integrabile, noi abbiamo un geoportale che offre sia all'utenza interna che all'utenza esterna un'enorme quantità di dati georeferenziati. Un esempio, quindi questi dati sono offerti sotto forma di applicazioni di mappa che sono sia integrabili con diciamo le metafore dell'interoperabilità, ma anche direttamente fruibili su web. E, diciamo, un'applicazione della quale andiamo particolarmente orgogliosi è quella del patrimonio del verde, dove sostanzialmente pubblichiamo il verde, la disponibilità di verde pubblico sul territorio comunale, albero per albero, aiuola per aiuola, cespuglio per cespuglio, con tutte le caratteristiche botaniche e in termini di impatto sull'ambiente, impatto sulla qualità dell'aria di ogni singolo elemento. E questa diciamo è una applicazione che è diciamo di livello assolutamente mondiale. Sono pochissime le città del mondo che hanno applicazioni di questo genere. E poi diciamo ultimo ma non meno importante è il nostro portale Open Data, che al momento offre più di 1400 dataset e che è alimentato dal portale statistico, dalla produzione statistica in maniera praticamente automatica. Abbiamo implementato una serie di flussi che permettono di pubblicare in formato open praticamente quasi tutta l'offerta che viene presentata sul portale statistico. E quindi concludo ringraziandovi ancora anche per l'attenzione. Grazie Giuseppe Sindoni, ringraziamo noi te per questa esposizione che ci fa vedere proprio come poi il dato statistico diventa, come dire, diventa poi la base per gli interventi sul territorio. Chiudiamo quindi la parte delle presentazioni e apriamo la sessione delle domande e risposte. E abbiamo una prima domanda che riguarda la struttura per età e sesso complessivamente, quindi chiederei a Lorena Viviano di rispondere. La leggo. È possibile fare delle ipotesi sull'andamento demografico 2020-2021 alla luce della pandemia Covid-19? Come potrebbe cambiare la struttura della popolazione? Grazie. Ok, grazie, mi ringrazio per questo spunto che ovviamente per, anche per una questione di tempo, ma poi non strettamente collegato ai dati censuari, comunque è interessante guardare un po' in prospettiva che cosa potrà accadere. Allora, sicuramente il momento di lo spartiacque è esattamente il dato 2019, perché appunto prevedevamo di fare le due tornate censuarie successive, la 20 appunto è stata sospesa, la 21 ingloberà in parte i comuni appunto che non sono stati coinvolti, e quindi poi avremo il nostro aggiornamento a dicembre con i dati 2020. Quindi lo spartiacque è sicuramente il 2019 e in questo tsunami diciamo rappresentato dall'arrivo di una pandemia purtroppo devastante e purtroppo ancora in corso, possiamo provare a fare delle ipotesi. In questo ci aiutano sicuramente gli esperti del settore. Cito una pubblicazione del Dipartimento della Politica della Famiglia che affida ai demografici proprio una sorta di prospettiva legata proprio al futuro. E anche i vari rapporti dell'Istituto Superiore della Sanità diffusi sulla mortalità, diffusi insieme all'Istat. Allora, intanto il 2019 si è chiuso con in termini di mortalità, con un dato di mortalità in crescita, perché comunque abbiamo visto la popolazione invecchia, quindi nel caso della Lombardia avevamo circa 100.000 decessi a fine 2019. Le nascite, come abbiamo visto un po' dalle nostre pubblicazioni, anche dai giornali, dai vari approfondimenti, hanno raggiunto il minimo storico dall'Unità d'Italia. Nel caso della Lombardia
sono state 73.000 circa, quindi meno 2005 rispetto al 2018, quindi il saldo della Lombardia è stato di meno, saldo naturale di meno 27.000 unità. Quindi gli effetti della pandemia li vedremo sulla struttura dell'età nel breve, nel medio e anche nel lungo periodo, perché diciamo l'effetto è prolungato, diretto sulla mortalità, indiretto sulla natalità e su tutti i flussi. Per quanto riguarda la mortalità, il rapporto, l'ultimo diffuso, fa riferimento al periodo gennaio-novembre, novembre ancora da consolidare, quindi siamo in attesa poi della pubblicazione consolidata su novembre del dato di dicembre, ma già si delinea un quadro che sapevamo, in qualche modo conosciamo. Quindi un aumento della mortalità che nel periodo della prima fase è stato di circa l'80% in Lombardia, quindi quello che va da febbraio a maggio. Poi c'è stata la stasi, in un periodo di tranquillità, un aumento della mortalità dell'1,3% e da ottobre a novembre un incremento di circa il 40% di mortalità sempre in Lombardia. Quali sono le classi più a questo punto, quindi parliamo di struttura per età, più coinvolte? Allora, nel rapporto appunto dell'Istituto Superiore della Sanità insieme a ISTAT, le classi più colpite sono quelle che sappiamo più sul versante maschile che su quello femminile, riguardano la classe in primis maggiore di 80 anni, abbiamo più 26,5%, quindi un incremento di mortalità da gennaio a novembre significativo. La classe diciamo che la precede è quella dai 65-79 anni, ai 79 anni giusto, 17% circa. 50-64 anni abbiamo un aumento della mortalità al 12%, una flessione invece nella classe 0-49, probabilmente lì è collegata un po' al discorso blocco del lavoro e degli spostamenti, quindi una riduzione anche dell'incidentalità stradale, insomma tutta una serie di effetti. Quindi, per concludere, effetto abbiamo detto diretto sulla mortalità e lo scopriremo a breve, ma che inciderà sulle classi più anziane. Un effetto diretto sulle nascite è dovuto al fatto che da questa pubblicazione del Dipartimento che vi dicevo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diciamo gli esperti fanno già una previsione pessimistica sulle nascite, perché in questo momento diciamo che si aspetta per varie ragioni eventualmente a mettere al mondo nuovi figli, proprio perché è una situazione ancora preoccupante, ma poi ci sono tutti i risvolti legati al lavoro, all'instabilità, alla precarietà, insomma comunque tutta una serie di situazioni indirette che hanno colpito gli ambiti sociali, insomma tutto quello che investe l'ambito sociale. Quindi tutto questo si ripercuoterà sulla struttura per età, a parte appunto il 2020 e 2021, nel corso del tempo saremo in grado anche di quantificarlo meglio. Grazie. Grazie Lorena. Colgo l'occasione per ricordare a tutti che sul sito dell'Istituto è presente la sezione ISTAT per il Paese, con tutti i dati pubblicati già a partire da un anno fa, diciamo, dall'insorgenza della pandemia, che è perennemente aggiornata. Passo adesso a una seconda domanda invece per su Giuseppe Sindoni. E l'invecchiamento pone problemi sull'attuazione delle politiche di sostenibilità. Come i dati censuari e gli open data possono essere utilizzati per individuare aree comunali di fragilità? Grazie. Come al solito, ero partito senza il microfono attivato. Beh, noi questo già lo facciamo nell'ambito di una serie di attività che facciamo con la Direzione delle Politiche Sociali, in cui facciamo utilizzo di dati sia quelli censuari, ma allarghiamo anche il discorso, proprio per quello che dicevo prima, di avere un dato più di tipo congiunturale, dati censuari, ma anche dati demografici, il bilancio demografico mensile, ad esempio. Noi utilizziamo questo tipo di dati in collaborazione, per le nostre collaborazioni con la Direzione Politiche Sociali, da una parte per capire quali sono i servizi che devono essere messi a disposizione nelle varie aree della città, quindi nei vari quartieri, ma anche per capire qual è la distribuzione ottima di questi servizi. E questo lo facciamo anche, diciamo, integrando tutta una serie di fonti dati
e per legarmi anche all'intervento della dottoressa Buratta della sessione plenaria, cercando di far diventare il GDPR diciamo, un'opportunità piuttosto che una difficoltà, e quindi facendo queste operazioni di integrazione in maniera completamente conforme al GDPR, ma utilizzando proprio anche il GDPR, andando a prendere quali sono le regole e le disposizioni che ti dicono come puoi fare questo tipo di operazioni. E quindi sostanzialmente noi siamo in grado di integrare dati economici, dati sociali, dati demografici, dati sulle condizioni del territorio, per fornire alle nostre direzioni operative e quindi poi in ultima analisi alla cittadinanza tutta una serie di possibilità per migliorare i processi. Quindi in questo caso i processi di erogazione di servizi e in particolare servizi alle persone, alle fasce più anziane della popolazione, alle fasce più anziane e più in difficoltà, dove la difficoltà può essere dettata sia da motivazioni economiche ma anche da motivazioni di oggettive condizioni familiari, condizioni anche condizioni sanitarie. Chiaramente si lavora anche in collaborazione con le strutture sanitarie di Regione Lombardia. Quindi fondamentalmente il punto è quello di mettere in piedi delle condizioni che sono prima di tutto strategiche e organizzative e poi solamente in seconda battuta tecniche e scientifiche, per far sì che si possa con la collaborazione basata sui dati creare quelle che io chiamo le piattaforme informative abilitanti, cioè quelle piattaforme informative che poi servono effettivamente a chi prende le decisioni, ai cosiddetti policy makers, per fare bene il proprio lavoro e quindi per prendere delle decisioni che abbiano un senso rispetto ai bisogni della popolazione, della cittadinanza. Grazie, grazie Giuseppe. Una domanda anche da parte mia. L'Ufficio di Statistica del Comune di Milano è un ente SISTAN, no? Appartiene al Sistema Statistico Nazionale, quindi dove ovviamente vige lo scambio di dati ed è un grande utilizzatore dei nostri dati, ma allo stesso tempo è un grande produttore di dati, non soltanto per finalità della propria amministrazione, ma anche di diffusione, ma anche diciamo proprio come un vero e proprio produttore di dati di statistica ufficiale. E come si colloca tutto questo quando l'utilizzo a volte di fonti differenti, perché anche voi le prenderete, in passato anche voi avevate rilevazioni proprie in maniera autonoma, adesso penso più da archivi, dai vostri archivi comunali. Come il tutto si integra, si sposa nel momento stesso in cui voi passate poi alla fase dell'utilizzo, dell'analisi e anche più che altro dell'individuazione di quelle che sono le criticità proprie del territorio? Allora, fondamentalmente si esplica attraverso le attività che vengono condotte dalle varie anime dell'area gestione e integrazione dati e che vengono condotte sempre in conformità con quello che è strategicamente il documento unico di programmazione del comune. A tal proposito è un documento che viene prodotto annualmente, che c'è un capitolo che è quello del contesto generale, che è interamente prodotto in base a dati dell'Istat, quindi è un altro esempio, fulgido esempio di utilizzo del dato Istat da parte dell'amministrazione comunale. L'abbiamo aggiornato proprio, stamattina. Quindi c'è un documento unico di programmazione che detta le linee strategiche di ciò che deve essere fatto. E quindi in base a queste, alle attività, alle macro attività contenute in questo documento, poi sostanzialmente ci sono tutti i vari progetti delle direzioni comunali. Prima ho fatto l'esempio dei progetti della direzione delle politiche sociali, ma immaginate i progetti della direzione urbanistica, il piano di governo del territorio, ad esempio. Il piano di governo del territorio, che per chi non lo sapesse è una specie di piano regolatore esteso. Quindi è il piano regolatore con in più tutte quelle regole che vengono disposte per governare lo sviluppo del territorio, inteso anche come sviluppo dei servizi che sul territorio devono essere offerti ai cittadini, sia dalle amministrazioni pubbliche che dai privati.
È chiaro che per redigere un piano del genere, nella fase di analisi, quindi per redigere il piano, c'è un'enorme necessità di dati che sono non solo i dati diciamo dell'Istat, ma sono i dati appunto che vengono dati la pluralità di fonti a cui tu facevi cenno, Lia, e che noi integriamo sia dal punto di vista diciamo dell'integrazione fatta per fare delle analisi puramente alfanumeriche, ma soprattutto integriamo attraverso la piattaforma del sistema informativo territoriale, quindi attraverso tecnologie dei sistemi informativi geografici. Quindi il primo elemento di integrazione è andare a fare la georeferenziazione sul territorio del dato, che noi siamo in grado di fare fin anche alla coordinata geografica o anche al numero civico. Noi abbiamo diciamo una toponomastica molto molto ben sviluppata, che tra l'altro mettiamo a disposizione anche se in formato open, per la grande gioia di tutti gli operatori diciamo del dato geografico, a partire da coloro che sviluppano mappe per essere utilizzate dai vari diciamo navigatori o comunque sistemi tipo diciamo Google o Waze o sistemi del genere. Quindi dicevo, attraverso una toponomastica molto molto ben toponomastica e numeri civici molto molto ben sviluppata, noi riusciamo a georiferire l'informazione in maniera puntuale e quindi poi a utilizzare il territorio come elemento principale di integrazione per tutti i dati che poi andiamo a integrare e a elaborare per soddisfare le varie necessità dell'amministrazione. Grazie. Poi, vabbè, potremmo parlare a lungo dell'infrastruttura big data, quindi basata su tecnologie di data lake, tecnologie di memorizzazione di enormi quantità di dati, che in futuro speriamo di sviluppare anche per poter utilizzare intelligenza artificiale, che anche recita diciamo un ruolo molto 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 importante. Grazie, grazie Giuseppe. È arrivata un'altra domanda per Alberto Vitalini. La leggo. L'impatto Covid sull'istruzione ha ipotesi? Si pensa ad esempio ai diversi strumenti, educazione attraverso radio, TV, pacchetti formativi, risorse online. Che ne pensa? Grazie. Beh, la domanda è molto complessa e va oltre un'analisi di dati. È interessante comunque la domanda, perché mette in luce una preoccupazione che si hanno in questa fase storica del Covid. Ora nessuno è in grado di dire e di valutare in modo statistico cosa accadrà, se ci sarà un aumento di determinati strumenti, un aumento nell'ordinarietà dell'istruzione. Di sicuro in letteratura i due temi fondamentali sono il digital divide e le disuguaglianze educative. È molto probabile che i gruppi più fragili e più vulnerabili rischino in questa situazione di Covid, di insegnamento a distanza che richiede competenze diverse, di soffrire. Una maggiore sofferenza, però è molto presto per una valutazione di tipo statistico, pertanto non è possibile in questa sede fornire dei dati oggettivi. Certo, certo, grazie. Prego. Allora, se non vi sono altre domande, passerei alle conclusioni tracciando proprio in pillole un piccolo risultato di quello che ci siamo detti e che è stato esposto stamani. E quindi la popolazione Lombardia è in leggero aumento e ha superato le 10 milioni di unità. E l'aumento più consistente è quello è dovuto all'aumento della popolazione straniera. E invecchiamo, siamo a livello di 6 anziani per ogni adulto, quindi tutti gli indicatori li abbiamo visti prima, sono tutti indicatori appunto in aumento. E di contro, ovviamente in parallelo, diminuisce la componente dei giovani. E si afferma nuovamente la presenza della componente femminile, e è presente in Lombardia il comune più piccolo d'Italia.
Morterone in provincia di Lecco con i suoi 30 abitanti. E, abbiamo anche registrato la crescita nei centri di, per quanto riguarda la popolazione, mentre invece una piccola diminuzione nelle aree interne. Ricordo, immagino che abbiate seguito tutti la sessione plenaria, la prima parte della mattinata, dove il direttore Gazzelloni ha mostrato le prossime uscite che sono non soltanto quelle di diffusione ovviamente per tutti, ma anche quelle per quanto riguarda i dati che verranno restituiti ai comuni, quindi a livello comunale. Quindi invito tutti a seguirci in queste uscite sul nostro sito, proprio perché nel 2021 sono previste a tappe tra aprile e la seconda metà dell'anno uscite specifiche con nuove variabili o comunque con una disaggregazione territoriale e comunale. Non so se i relatori vogliono ancora dire qualcosa, se no possiamo considerare chiusi i lavori. Bene, allora ringrazio tutti, grazie a tutti. Saluto a tutti, buon appetito. Un saluto a tutti, grazie. Buon appetito.